Ultimo appuntamento del campionato ACI eSport 2024 con le Formula 4 e dove se non al Mugello per chiudere alla grande questo campionato. Scopriamolo insieme. Staccata di curva 1, San Donato si frena ai 50 metri, terza marcia, si cerca presso il cordolo, si fa percorrenza presso sul gas, morbidi con lo sterzo a fare percorrenza. Quarta marcia per Luco, occhio di sosori interni, poggio secco, in accelerazione completa, forse un piccolo lift per far ruotare il posteriore. Materassi si approccia di quinta, si mette la quarta, anche qua vicino al dissosore interno, si esce stretti a sinistra, poi in pieno per Borgo San Lorenzo a fare percorrenza, poi giù Casanova, quinta marcia, si taglia tantissimo. Savelli anche in questo caso si taglia tanto per cercare rotazione col cordolo. Arrabbiata una, da fare in pieno con questa vettura, quinta marcia, delicati sul volante, non far stridere le gomme anteriori. Arrabbiata 2, cieca però in pieno anche in questo caso. E ora si arriva, staccate di scarperia, potenziale opportunità di sorpasso con queste macchine. Quarta marcia, Palagio anche in questo caso in pieno, occhio all'uscita e occhio alla percorrenza per i salsicciotti, si possono prendere sì, ma ti destabilizzano la vettura. Correntaio, curva infinita, terza marcia, a metà della percorrenza si tocca il cordolo e si butta giù tutto gas. Biondetti 1, Biondetti 2 assolutamente in pieno, da tagliare il più possibile per fare meno percorrenza. E poi ultima, curva 15, Bucine, meravigliosa, quarta marcia in ingresso, si tarda quello che è il punto di corda, quando si va alla corda si butta giù tutto gas. E questo è un giro al Mugello con le Formula 4.